No, perché questo è abuso di potere, perché i nostri vescovi, eccetera, io ho domandato anche al sindaco, noi siamo qui 2, 4, 6, 8, 10, 13 persone, in un ambiente di 300 metri quadrati. Quindi non è scritto che non possiamo celebrare senza fedeli. La presenza di fedeli che sia naturalmente contenuta e non ci sia ressa, noi non abbiamo ressa. Tutti hanno la loro mascherina, io non tocco l'Eucaristia perché la metto con le pinze, quindi... Aspetto la risurrezione di morti, la vita e il mondo che verrà. Amen. Abbiamo parlato adesso del sindaco. Non ho capito? Abbiamo parlato adesso del sindaco. L'ho detto. Il sindaco non le ha detto così. Ha detto che se vuole fare la messa la fa con due, tre chirichetti che le danno una mano, la telecamera per riprendere, ma non i fedeli. Ok? Non prendiamo in giro noi, perché il rescritto non è così. Va bene, io pago la multa, se c'è da pagare. Voi se l'avete documento, tutti quanti, chi non ha il documento si mette in piedi e dia noi. Va bene, questo lasciate, andiamo, questo è un vero abuso di potere, veramente è inconcepibile. Comunque, lo dico chiaramente, lo dirò anche sulla stampa. Va bene, non ho timore. Va bene, stiamo qui, staranno qui solo i parenti per i quali ho celebrato la messa e chi ha ripreso. Va bene, andate. Poi vedremo. Ascoltaci, oh Signore. Sì, lascia stare. Risponderò dopo la messa. Adesso continuo la messa. Vai. Sì, basta. Stiamo celebrando, stiamo facendo una celebrazione, no? Non facciamo delle... Questi sono burattinati. Vai. Pregate, fratelli e sorelle. No, scusate, io sto celebrando la messa. Non rispondo. Il sindaco risponde dopo la messa. Ebbene, no, durante la messa io non voglio. Allora, dica che io adesso non sono disponibile perché sto celebrando. No. Scusate tanto. Dai. Pregate, fratelli e sorelle. Per piacere, sì. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio. Ecco, prima di concludere questa celebrazione, mi dispiace per questo gesto increscioso. In una chiesa di 300 metri quadrati, con 30 banchi, c'erano in chiesa 14 persone, più l'organista. Se questo è un assembramento, ecco, ma soprattutto quello che veramente è grave, che la forza dell'ordine sia venuto, che il sindaco addirittura volesse interrompere per parlare con il sacerdote, questo sono veramente cose incresciose. Ecco, naturalmente io ne pagherò le conseguenze anche dal punto di vista civico, però bisogna dire che è ora che la smettano e con questo. Quindi la prudenza, io penso che ecco qui in questa chiesa c'erano tutte le enormi precauzioni, ognuno con la sua mascherina, vero? Ho detto 30 banchi con 14 persone, quindi ecco, va bene, comunque adesso concludiamo la Santa Messa.